Ciao ragazzi, allora stasera il video degli ultimi acquisti che ho fatto negli ultimi più o meno 15 giorni. Sono acquisti che ho fatto io, altri che mi ha regalato mamma. Sono per la maggiore, scusate che mi accomodo un po' meglio, sono per la maggiore prodotti di skin care o qualcosa del genere. Iniziamo subito dal negozio Professional Cosmetics. Praticamente è un negozio che vende prodotti per parrucchiere ed estetista, in più fa anche ci sono prodotti ovviamente che si possono comprare anche chi non ha la partita IVA. Ho preso della Mesauda la base ombretto, perché quella che avevo prima ovviamente mi è finita e stavo usando un correttore, però ovviamente gli effetti correttore e primer si vedono spesso e volentieri. Ora che uso il correttore mi trovo un po' la palpebra segnata dopo tante ore di trucco, quindi ho fatto un acquisto. Spero che non mi deluda come l'ultimo che ho usato, che era della Debbie. Però spero di no. Questo l'ho pagato. Allora, stava 8,50. La ragazza me l'ha fatto 8. Non so se c'era uno sconto particolare o per il mio bel visino. Poi ho preso da Beauty Fresh profumerie. Non so, qui c'è scritto solo Salerno e Cava. Non so se hanno altre. Scusate il cellulare, hanno altri punti vendita. A Salerno ce ne saranno almeno 4-5. Comunque ho preso della L'Oreal il colorista, quello rosa, il pink. Vorrei provare a fare, la mia idea è fare tutti i capelli rosa, ma non ho il coraggio, quindi inizierò probabilmente con qualche ciocchettina e se l'effetto mi piace provo a fare lo chatouche, incrocio le dita, appena ho il tempo lo provo. Questo l'ho pagato, era in offerta a 8,90, prezzo pieno l'ho visto anche 10, 11, 12 euro in altri punti vendita. Poi c'è stato un grande acquisto di creme, cremine e cremette che ho messo tutte qua dentro perché le ho prese in diversi momenti, sono state prese in diversi momenti, le bustine le ho buttate via. Prima di tutto ho comprato, mamma mi ha preso della Leocrema, il fluido idratante per pelli normali con vitamina E, provitamine della seta al latte di mandorla. Sta finendo il burro corpo che sto dando ora, quindi fra un po' lo metterò in funzione. Poi della Eucerin pelli sensibili Q10 Active, è la crema antirughe contorno occhi con coenzima naturale Q10 FP6, non so cosa significa. Questi dovrebbero essere quelli per occhi sensibili, dati anche dal fatto che uno porta le lentine, sì, indicate per i portatori di lenti a contatto. Normalmente non mi danno fastidio, ma nell'ultimo periodo ho avuto un po' di difficoltà con le lentine. Poi della Garnier Ambrosolei, la crema 50 più UVA, UVB, UVA lunghi e infrarossi. Questa la terrò un attimo da parte perché mi è rimasto un pochino della crema che comprai a fine estate l'anno scorso, quindi non sono ancora trascorsi 12 mesi. Quest'inverno le ho ottenute conservate, quindi appena finisce quello inizierò a usare questo qua. Poi della Clinianth, la mia clinica della bellezza, l'antirughe quotidiane trattamento attivo rassodante estratto di melograno e colibin, non so cosa sia, quella che ora sta finendo, quindi questa qua tra un po' la aprirò. Poi sento rumore insettoso in camera, non so perché. Poi della Bionique, della linea Deference B Lucent, è un antimacchie concentrato uniformante per pelle soggette a discromie. Sono andata al controllo annuale perinei e la dottoressa ha notato che qua in fronte ho un paio di macchie solari. Io le avevo notate, ma le avevo più che altro pensavo che fossero bruciature da piastra, perché come sapete al momento ho la frangetta nera da qua, però fino a poco tempo fa avevo la frangia e tante volte ho usato la piastra per poterla fare più liscia possibile perché non sono in grado di tirarmela, e pensavo
che mi ero scottata, invece no, sono macchie solari, ci sono rimasta blurred, scusate il francesismo, perché io uso sempre crema protettiva 50 più da aprile ad ottobre, anche quando vado in giro così, non solo quando vado al mare, ma anche quando passeggio per la città. Ritrovarmi delle macchie solari mi è venuto un mezzo infarto, quindi ho comprato questa crema. Si dovrebbe mettere solo la sera sui punti desiderati. Speriamo che mi si toglie queste due macchie. Mi girano le scatole. E poi mamma mi ha preso uno stick solare della Total Block. Stick solare viso e labbra 50 più molto alto. Questo lo metterò da parte perché, come per la crema solare viso, mi è rimasta la confezione dell'anno scorso aperta sempre verso fine luglio, inizio agosto, quindi finirò prima quello e poi userò questo qua. Come vi ho detto nei video precedenti, sono stata in vacanza a Dublino, avete visto sia i prodotti che ho portato, vi lascio magari il link al video, o ve l'ho già lasciato, non lo so, sia nella i che nell'info box, e avete visto anche i prodotti che avevo acquistato per andare in vacanza. Quando sono stata lì ho comprato questo souvenir, non so se si vede, è un semplice ciondolo, ci sono i tre nodi celtici, ne ho quattro, uno grande e tre piccolini, lo adoro, non vedo l'ora di metterlo. All'inizio volevo comprare, l'avevo visto al museo antropologico se non sbaglio, gli orecchini con i nodi celtici. Soltanto che poi per una cosa o nell'altra nella zona del museo non siamo più andati, quindi alla fine non l'ho presi più, e probabilmente mi sono accontentata di questo, ma mi piace lo stesso molto. Io ora vi mando un grosso bacio, ci vediamo nel prossimo video che penso di registrare domani, sui prodotti finiti degli ultimi due mesi, se non erro, o la busta che è esplosa praticamente, quindi domani mi metto con calma e lo registro. Io ora vi rimando un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!